Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi voglio proporvi alcune idee regalo da appunto poter fare a chi dei vostri amici, dei vostri parenti ama la lettura. Ne ho fatto uno anche la scorsa settimana, quindi comunque vi lascio il link all'altro video, e questo è il secondo di tre, quindi in ogni caso anche la prossima settimana ne vedrete un altro con sempre nuove idee, di modo che insomma potrete avere una vasta scelta sia di oggetti che chiaramente di budget di spesa, appunto tra cui scegliere per fare dei regali a chi ama leggere. Fare questi video mi ha permesso di trovare veramente delle cose troppo interessanti, quindi non soltanto cerco di dare degli spunti a voi, ma ho avuto anche degli spunti, ho trovato degli spunti pure io. Cominciamo! Come sempre vi ricordo che lascerò qui scritto insomma sullo schermo il nome dei siti ai quali faccio riferimento, ma ovviamente giù nell'info box trovate tutti i siti, i link insomma per andare a comprare ciò di cui parlo. Allora, il primo si trova sul sito psbesitos.com. Si tratta di clutches, quindi borsette con stampate sopra praticamente le copertine di libri famosi, anche se in realtà non sono proprio copertine, sono diciamo dei disegni che rimandano ad alcuni libri famosi. C'è una vastissima scelta di titoli, quindi c'è La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Lolita, Piccole Donne, Amélie, Jane Eyre, Peter Pan, Rapunzel, Romeo e Giulietta e così via. Sono tutte interamente fatte a mano e quindi sono anche di ottima qualità. In questo caso la spesa è un po' più alta, però ecco, alla fine nessuno sa, cioè io non so di preciso quanto voi vorrete spendere per le vostre conoscenze, o comunque magari in questo caso avrete piacere di regalare questa cosa a qualcuno che vi sta particolarmente a cuore o che è particolarmente vicino a voi, e quindi potete spendere anche qualche euro in più. Quindi il costo di queste borsette è di 60 euro l'una. Io non intendo mai le spese di spedizione, perché chiaramente queste variano in base a dove vi trovate, in base alle quantità, quindi quello poi lo troverete direttamente sul sito. Insomma, fatto sta che queste vengono a 60 euro, però sono veramente, veramente fatte bene, fantastiche, e soprattutto ne trovate anche una vasta scelta. Il secondo regalo che vi propongo è un libro, ma non è un libro qualunque, bensì è un libro con elencate una serie di libri. Il libro si chiama I 100 libri che rendono più ricca la nostra vita, e è una raccolta di 100 titoli appunto che diciamo un appassionato di lettura, di letteratura, ma anche chi a volte ha perso un po', non so, lo stimolo per andare avanti e per leggere, ecco, questi titoli possono essere quelli giusti per trovare qualche spunto di lettura, ma ecco, in particolare diciamo di buona lettura, quindi sono 100 libri consigliati che comunque ci fanno quasi andare sul sicuro, ecco, sicuramente dei grandi capolavori che non possono non piacere alla maggior parte di noi. L'autore ha voluto scrivere questo libro seguendo una specie di percorso di maturazione, quindi vedrete che insomma i titoli elencati hanno una sorta di ordine, ma in realtà ovviamente sono semplicemente degli spunti, quindi voi potrete regalare questo libro anche a chi, sia a chi magari non trova un nuovo spunto per leggere, ma anche chi legge molto e magari ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Sicuramente tra questi 100 titoli ci sarà qualcosa che non conosce, che lo stimola, e comunque il consiglio di una persona che li ha letti e che appunto sa qual è il loro valore sicuramente può essere d'aiuto. Il libro costa 14,90, in questo caso non vi lascio nessun link di siti dal quale potete acquistarlo, perché avrei piacere che voi andaste direttamente in libreria ad acquistare il libro, perché insomma, lo sapete, io devo perorare la causa delle librerie fisiche e quindi spero che lo facciate lì. Il terzo regalino che vi voglio consigliare è il page holder, che sarebbe praticamente un affarino di plastica semplicissimo che si inserisce insomma nel dito e che serve per tenere il libro aperto, perché ha delle alette appunto ai lati che schiacciano le pagine, di modo che quando leggete con una mano sola le pagine non rischiano di chiudersi o di piegarsi, ma semplicemente rimarranno aperte
dove voi state leggendo. So che è una cosa semplice, a volte può sembrare anche scontata, ma in realtà nessuno ce l'ha ed è veramente utilissima, soprattutto per chi legge a letto sdraiato sul divano e utilizza una mano sola. Non è sempre semplice tenere il libro aperto, soprattutto se il libro è piuttosto massiccio, o se come me siete delle persone che non amano piegare la costrina del libro, ma che cercano insomma di trattarlo bene e quindi di non aprirlo troppo. Si rischia appunto che le pagine si chiudano, in quel modo invece, senza rovinare il libro, le terrete aperte. Potete trovare questo piccolo accessorio su Amazon ad un prezzo di 10,45 €, quindi una modica somma per acquistare una cosa molto molto utile per un lettore. Altro consiglio che vi do è questo qui, il taccuino letterario, trucioli di frasi memorabili lette, udite nei film o a teatro o semplicemente da persone interessanti. Io adesso il mio è tutto rovinato e un po' sporco perché lo uso per scriverci tutto quello che riguarda i video di YouTube. Comunque lo potete trovare sul sito delle edizioni del Baldo, che è l'editore che appunto produce questa serie di libri. Ne produce una quantità inimmaginabile, soprattutto sono... trovate veramente di tutto sul sito. In ogni caso, io chiaramente vi propongo questo perché è il taccuino letterario, quindi sarebbe una bella idea regalo per chi ama la lettura, perché può utilizzarlo per appuntare le frasi più belle dei libri. In realtà il libro è, questo taccuino insomma, è pieno di frasi, quindi è pieno di citazioni, e inoltre all'inizio trovate anche delle tabelle dove scrivere gli appuntamenti letterari ai quali vorrete partecipare, appunti di viaggio, date importanti, addirittura la lista dei costi, quindi potete appuntare quanto spendete per le vostre passioni, tra cui appunto la lettura. Addirittura all'inizio c'è proprio un elenco dei mesi nei quali io ho scritto mese per mese quali libri ho letto. Ecco, insomma, è un po' un librettino fatto apposta per i lettori, che permette di annotare tutto ciò che riguarda la lettura e la letteratura in generale, e che soprattutto costa pochissimo, perché costa solo 5 € ed ha comunque una copertina semirigida perché è molto resistente, e dà anche l'elastico per chiuderla. Dentro è rifinita moltissimo, insomma è colorata, ci sono le righe, ci sono le frasi, quindi secondo me per 5 € è veramente l'acquisto ideale. Infine, l'ultima idea regalo che voglio lasciarvi oggi è, si trova sul sito ocraconceptstore.com. In questo sito troverete delle tazze letterarie. Sul sito è presente una serie di tazze appunto con frasi celebri, quindi ci sono delle frasi celebri con sotto chiaramente scritto anche chi le ha pronunciato, chi le ha scritte, e dei disegni astratti che ritraggono in qualche modo, che rappresentano in qualche modo sia la frase che l'autore. C'è veramente una grande varietà di tazze, vengono tutte 12,50 €, quindi anche qui la spesa è veramente moderata, e voi potete scegliere tra queste tazze qual è quella con la frase che più rappresenta il vostro amico o il vostro parente al quale la volete regalare. Bene ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo che alla fine del video potrete cliccare per andare direttamente alla playlist dei libri dell'avvento. Io vi ricordo che ogni giorno esce un video, quindi ci sono idee regalo, DIY e comunque video a tema libresco, che spero insomma vi possano interessare. Il sabato e la domenica invece esce il vlog della settimana. Io niente, spero che il video vi sia risultato interessante, fatemi sapere se deciderete di acquistare qualcosa di ciò che vi ho proposto, e noi ci vediamo domenica con il vlog della settimana appena trascorsa. Ciao!